Bentornati nell'officina di Mr. Maker. Siamo arrivati all'ultima macchina della gamma LV-Lite, ovvero TIG Maker 210 HF Pulse. A differenza degli altri modelli di cui abbiamo parlato nei video precedenti, TIG Maker è specifica per la saldatura a TIG e a elettrodo. Sempre intuitiva e maneggevole, TIG Maker ha un range di regolazione che va da 5 a 200 A in modalità TIG e da 5 a 170 A in modalità elettrodo. Questa saldatrice a inverter ci permette di saldare, oltre che a MMA, anche in modalità TIG con innesco lift, con innesco HF, ovvero ad alta frequenza, e in modalità pulsato. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come è fatta questa macchina. Acquistando TIG Maker 210 HF Pulse, troviamo in confezione il generatore, una torcia di saldatura TIG raffreddata ad aria, una pinza porta elettrodo, un cavo di massa, un tubicino in neoprene con due fascette metalliche per collegare la macchina ad una bombola di gas, una martospazzola, un paio di guanti professionali per la saldatura a TIG e una comoda borsa per poter trasportare tutto il necessario. Sul fronte del generatore troviamo due prese di potenza, una con polo positivo e l'altra con polo negativo, il connettore per l'attacco del gas della torcia TIG e il connettore a tre poli per l'attacco del pulsante torcia della torcia TIG. Sul pannello frontale invece troviamo due LED, due deviatori a tre posizioni e due potenziometri. I due LED indicano rispettivamente macchina accesa e in funzione e l'allarme termico. Il deviatore di destra ci servirà per impostare la tipologia di saldatura che vogliamo fare, TIG 2 tempi, TIG 4 tempi o MMA. La levetta di sinistra invece ci permette di scegliere il tipo di innesco TIG, cioè innesco lift, innesco HF alta frequenza o modalità pulsato. Con il potenziometro di sinistra, sia in modalità TIG che MMA, regoliamo la corrente di saldatura. Con la manopola di destra invece regoliamo in modalità TIG la rampa di discesa, funzione che serve a ridurre gradualmente la temperatura della saldatura in modo da evitare la formazione di difetti alla fine del cordone, e in modalità MMA la funzione Arc Force, ovvero un incremento della corrente di saldatura che ci permetterà di ottenere una saldatura più fluida. Sul retro della macchina troviamo invece il cavo di alimentazione, il connettore del gas e la manopola di accensione della macchina. Vediamo ora qualche esempio di saldatura. Partiamo allestendo TIG Maker 210 HF Pulse per la saldatura a elettrodo. Per prima cosa, controlliamo sulla confezione degli elettrodi scelti la polarità richiesta e in base a questo collegheremo la torcia e il cavo massa. Nel nostro caso andremo a collegare la pinza porta elettrodo al polo negativo e il cavo di massa al polo positivo. Una volta fatto, colleghiamo la macchina alla corrente e la accendiamo. Sul pannello frontale spostiamo la levetta di destra sulla modalità MMA e con le due manopole regoliamo la corrente di saldatura e l'arc force. Mr. Maker andrà ora a fare un giunto ad angolo tra due lamierini di ferro spessore 3 mm con un elettrodo rutile da 2,5 mm di diametro. Adesso andremo invece a preparare TIG Maker per una saldatura TIG 2 tempi con innesco lift. Munendoci preventivamente di bombola di gas argon e riduttore, non forniti in dotazione con l'acquisto di TIG Maker, colleghiamo il tubo del gas al raccordo posteriore della macchina e lo assicuriamo con la fascetta metallica. Avvitiamo il riduttore alla bombola assicurandoci che sia completamente chiuso e innestiamo l'altro capo del tubo gas che andremo poi a fissare con l'altra fascetta metallica. Ora, sul fronte, colleghiamo la spina della torcia sempre al polo negativo, colleghiamo il connettore a tre poli del pulsante torcia e avvitiamo il raccordo del gas. Colleghiamo infine il cavo di massa al polo positivo. Sul pannello frontale, a macchina alimentata, settiamo la levetta di sinistra sul processo TIG Lift, posizioniamo la levetta di destra su TIG 2 tempi, adatta a puntatura o a saldatura di tratti brevi,
e regoliamo i valori di corrente e rampa di discesa con i due potenziometri. Mr. Maker andrà ora a fare un giunto tra due lamierini di ferro, spessore 10 mm, con una bacchetta di materiale d'apporto da 2 mm di diametro. L'innesco lift prevede l'accensione dell'arco elettrico creando un contatto tra l'elettrodo e il pezzo da saldare. Solitamente si sceglie questo processo quando si ha paura che l'innesco HF, alta frequenza, vada ad interferire con eventuali centraline elettriche, ad esempio nella riparazione di veicoli vari. Per il prossimo esempio andiamo a preparare TIG Maker per una saldatura TIG due tempi con innesco HF. La modalità di collegamento del gas, della torcia TIG e del cavo di massa sono le stesse di prima. Dovremo quindi andare solo a modificare le impostazioni dal pannello di controllo. Settiamo quindi la levetta di destra su TIG due tempi, la levetta di sinistra sul processo TIG HF e regoliamo i valori di corrente e rampa di discesa con i due potenziometri. Mr. Maker ci farà ora vedere un giunto ad angolo tra due lamierini di ferro, spessore 2 mm, senza l'utilizzo di bacchetta di materiale d'apporto. L'innesco HF, a corrente costante, non necessita del contatto per l'accensione dell'arco. Potendo partire quindi a distanza dal pezzo da saldare, preserveremo così la filatura dell'elettrodo. Questo processo si può usare in qualunque situazione in cui non si abbia a che fare con dispositivi elettronici. Come ultimo esempio, andremo a fare una saldatura TIG con l'innesco HF pulsato a 4 tempi. Anche qui, l'allestimento della macchina è lo stesso di prima e andremo a modificare solo le impostazioni dal pannello di controllo, portando quindi la levetta di destra su TIG a 4 tempi, adatto a saldature più lunghe, dove per comodità preferiamo non dover tenere premuto il pulsante torcia durante la saldatura, e la levetta di sinistra sul processo Pulse. Infine, regoliamo i valori di corrente e rampa di discesa con i due potenziometri. Vediamo adesso un giunto ad angolo tra due lamierini di acciaio inox, spessore 2 mm, senza l'utilizzo di bacchetta di materiale d'apporto. La modalità HF pulsato presenta gli stessi benefici dell'innesco HF a corrente costante, con l'unica differenza che qui abbiamo una serie di impulsi di corrente che ci aiutano a dare una maggiore estetica al bagno di saldatura. E grazie all'alternanza tra i picchi di saldatura, aiuta anche a creare un giunto più continuativo. TIG Maker 210 HF Pulse era l'ultimo membro della famiglia LV-Light. Adesso che conoscete tutte le possibilità a vostra disposizione, non resta altro che rimboccarsi le maniche e iniziare a creare i vostri progetti wow. Come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like a questo video. Resta in contatto con noi seguendoci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, o visitando il nostro sito. Il team di LV-Light è sempre a tua disposizione. Al prossimo video, ciao!